Siamo qui nella piazza della stazione con alcuni umarel, compreso io che sono un umarel a tempo pieno, per vedere un po' l'andamento dei lavori della ormai famosa fontana del maestro Antani e anche e nonché quelli della stazione che stanno avanzando a tutto spiano. E abbiamo anche la fortuna di avere fra noi il vulcano di idee che è il nostro benemerito Mingarelli, che ci ha già anticipato, non anticipato nella sostanza, ma ci ha detto che ha un'idea meravigliosa, eccetera. Quindi pigliamo l'occasione per fargliela esprimere e poi valuteremo tutti insieme con gli umarel, perché faremo un comitato di umarel, non c'entra qui la giunta, il comune. E quindi adesso diamo la parola a lui, che diamo questa idea geniale e meravigliosa. Grazie. Ma veramente mi dai un'opportunità di dire in anteprima un'idea fantastica che mi è venuta recentemente osservando i lavori che finalmente sono stati avviati, questo omaggio ad Antani, all'arte. Speriamo che l'impatto sia positivo sotto tutti gli aspetti. Ma visto che ti interessava molto sapere quest'idea che mi è venuta recentemente, sono felice di dirla pubblicamente, perché così si comincia a discutere. Ma non vorrei che capitasse però con il Museo delle Linee Gotiche che ci si arriva dopo 30 anni. No, questa è una battuta. Vabbè. Per noi ci siamo arrivati dopo un anno o due, quindi. Sì, sì, sì. No, comunque diciamo. Allora, quale sarebbe questa? Ai barbari. No, no. Quale sarebbe questa idea fantastica, almeno? Questa fontana verrà installata, eccetera, vedremo l'impatto estetico che certamente sarà bello. Abbiamo due spazi, diciamo, a sinistra e a destra della fontana, spazi, diciamo, che sono ricoperti da una pavimentazione abbastanza, voglio dire, è cemento, non ha nessun significato artistico. Cosa ho pensato? Questi due spazi bisognerebbe organizzarli con una pavimentazione che contenga tutto una sorta di pavimentazione artistica, come facevano in antico, con dei mosaici. Due aree che benissimo, naturalmente mosaici progettati da sempre dal maestro, che secondo me farebbero da magnifica correlazione, magnifica presentazione anche diciamo pavimentale della fontana stessa. A me pare che sia un'idea molto bella, perché diventerebbe davvero un luogo eccezionale con la mosaicizzazione di questi due spazi. E cosa mettiamo nei mosaici? Intanto vogliono calpestabili, perché insomma non si può calpestabili, e la descrizione nei mosaici si stabilisce: storia di Vergato, omaggio agli Scalpellini, omaggio, quello lo farà poi Antani, visto che lui c'è dell'estero, oppure altri tipi di intervento che possono essere anche semplicemente decorativi, senza andare a pensare. Cosa ne dici di questa idea? Beh, è sempre un'idea interessante. Adesso io naturalmente non posso dare dei giudizi, perché mi hai un po' preso alla sprovvista. Penso che possa essere interessante, ma naturalmente l'ultima parola, direi la prima e l'ultima, spetterà al maestro. Avete. Certamente che lui è un artista che penso si possa spendere anche su una questione di mosaici. Io poi sono anche un appassionato, a suo tempo ho seguito il monumento che abbiamo fatto nel cimitero di Salvaro per il trentennale, che contattammo i mosaicisti di Ravenna, che sono bravissimi, e quindi la porremo all'ordine del giorno, però adesso sentiamo anche gli umarel cosa dicono. L'idea di Mingarelli non mi dispiace, però la realizzazione però non sono all'altezza di poter giudicare, mi sembra una cosa, però non mi dispiace sinceramente. Se l'artista è d'accordo, fosse d'accordo, sarebbe qualcosa da considerare fattibile, ecco. Sentiamo cosa dici. Franceschini, cosa ne dice? Come al solito Dario Mingarelli è sempre un vulcano di idee e spesso ha anche delle buone idee, e questa mi sembra anche una buona idea. Il maestro poi deciderà lui se l'idea sarà buona, vedremo
se l'amministrazione futura porterà avanti questa idea. Certo. No, mi fa, vedi, l'impatto è stato positivo di questa idea. Poi dopo si può perfezionare, si può, però credo che veramente sia veramente l'esatta compiutezza di questa opera. E quindi vabbè, c'è stata un'organizzazione che ha raccolto dei fondi e che è riuscita addirittura ad arrivare a una cifra notevole. Chissà che non si riesca anche a fare altrettanto per quei due spazi, per i due spazi, diciamo, di pavimentazione. Speriamo. Mi hai dato lo spunto per fare una piccola puntualizzazione, adesso qui parlo come amministratore, sul fatto che c'è stato naturalmente un contributo di Vergato Arte, è inutile nasconderlo, il nome è esattamente Vergato Arte, però insomma la parte preponderante è quella del comune, perché se non c'era il comune molto probabilmente qui non si riusciva, perché poi è anche giusto che i mezzi del volontariato, delle sottoscrizioni per un'opera di questo genere non ce la fanno. Quindi vorrei insomma chiarire, perché lo sai che io sono contrario a chi ci mette il cappello sopra, capito? Allora non perdo occasione per segnalare la verità, insomma, la realtà com'è, ecco, va bene. No, scusate questa cosa che non c'entra, però quando sono provocato, capito? No, io abbiamo dato atto al sindaco fin dalla prima decisione che lui prese di sposare l'idea, abbiamo dato atto della sua partecipazione, e anche i denari pubblici che sono stati impiegati, vabbè, molti li hanno criticati, ma chi è che non... ogni cosa che si fa è soggetta a critica, per la verità. Noi speriamo che siano positivi, che inneschino un discorso di un certo tipo, e io ho sempre detto che l'installazione di questa fontana è un discrimine tra un modo di pensare e un altro, almeno sotto questo profilo, sull'arredo urbano, sulle stedi. Quindi io penso che tutto sia stato positivo. Poi qui abbiamo l'ex sindaco Franceschini che molto ex. Storico, sì. No, niente, vedremo con la prossima amministrazione di cominciare un discorso anche noi, non come Vergato Arte ma come liberi cittadini, vedere la disponibilità dell'amministrazione, perché è fondamentale. Senza amministrazione non si fa. Quindi giustamente cosa lì puntualizzava, non è sciovinismo, è la realtà dei fatti, insomma. Quando c'è il rapporto pubblico privato di questo tipo, corretto, ma sai che cosa si potrebbe fare? Altro che statua. Va bene, chiudiamo questa parentesi interessantissima degli Umarel, che invitiamo, adesso avremo altri cantieri da visitare, da dare dei pareri, sempre ben accetti. Infatti io ero preoccupato che venissi fuori con qualche idea un po' già fuori, invece non mi dispiace, devo dire che non mi dispiace. Sai, l'arte, io non mi posso permettere di dare un parere veramente competente in fatto di arte, e quindi ci rimettiamo, la proponiamo al maestro, vediamo com'è. Certo. Però conoscendo le sue, insomma, bene o male, tutti lo conosciamo, ma noi avendo anche avuto questa iniziativa di fare la mostra permanente nella sede municipale, quindi abbiamo approfondito forse un po' la conoscenza, direi che potrebbe essere favorevole, non lo so, non voglio mettere avanti, vedremo. Una mosaicizzazione calpestabile in questa situazione credo che sia un'opera fantastica. Bene, concludiamo e salutiamo tutti gli ascoltatori e i visitatori.